Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Eccoci qua dal bolide con un rimpuntatore, ora vi spiego brevemente. Allora, innanzitutto si nota già la differenza sicuramente nella qualità grafica. Sto registrando con una GoPro Hero 5 che mi ha prestato un mio amico, perché la mia action cam ha subito un danno e poi vi racconterò in breve. Sono qui col bolide, appunto, il mio fidato Hurlimann H491XF Drive Power Turbo 40 km orari, chi più ne mette. Allora, qui dietro ho collegato ieri un ripuntatore. Non chiedetemi assolutamente di che marca è, che modello è, perché non ne ho la più pallida idea. Io l'ho trovato, cioè l'ho preso usato di recente, qualche mese fa, da un signore che lo ha recuperato, insomma un giro particolare. Questo è un ripuntatore, al momento ne ha due, ma è un ripuntatore a 9 ancore, infatti ci sono tutti i vari buchi, ne ha 5 posteriori e 4 anteriori, ma in questo momento ne ho tenute solo due, innanzitutto perché comunque con 9 ancore si fa davvero valere, si fa tirare. Innanzitutto mi perdonerete per la voce, ma ho un po' di mal di gola visto il tempo. Allora, qui ci sono i miei nuovi impianti di pero, lasciate perdere i pali che sono un po' messi così, poi vabbè, effettivamente il grandangolo della GoPro li rende un po' curvi. Allora, qui si vede bene, ho effettuato con il ripuntatore due tagli, qui come negli altri filari. Adesso tra l'altro vedete il tubo che esce, ma devo finire di fare l'impianto di irrigazione e mettere i tubi sulla fila. Ho effettuato appunto questi tagli per evitare eventuali ristagni idrici dovuti a grosse piogge. Certo, avrei dovuto farlo a ottobre, visto che tra novembre e dicembre sono piovuti tipo 300 mm d'acqua, ma il tempo è stato quello che è stato. E effettivamente il taglio in questo caso tira su molta terra, però devo dire che comunque quando ci passerò per la potatura o altre lavorazioni, il taglio qui in superficie si richiuderà e mi permetterà comunque di avere il taglio in profondità senza troppi problemi. Io ho lasciato un po' qui il bolide a scaldare, ora aspetto un altro pochino perché fuori c'è veramente freddo, poi installerò la GoPro da qualche parte con la ventosa, sul vetro o su un fianco, insomma, e vi porterò a fare un giretto in questa veloce lavorazione. Io vi ricordo le solite cose che dicono tutti, ossia quello di mettere un like al video se vi è piaciuto, iscrivervi al canale, lasciare un commento, fate quello che volete come al solito, attivare la campanella se siete iscritti. E niente, noi ci vediamo al prossimo video e ora godetevi la lavorazione.